Ciao a tutti, eccoci qua, bene, bene. Veniamo al tema, la vita da single è pericolosissima per i maschi. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e ti ricordo due appuntamenti importantissimi che sono Torino, venerdì 24 gennaio 2020 alle 20:45 il mio seminario dal titolo Se soffri non è amore, come sedurre, come conquistare la persona giusta. E poi l'appuntamento di Full Immersion di Milano domenica 1 marzo 9:30-19, autostima e seduzione in amore nel lavoro. E il riferimento è 333 15 11 703. E ti ricordo inoltre che è attivo sul canale Massimo Taramasco la possibilità di abbonarsi al canale Massimo Taramasco. Abbonandoti avrai due possibilità: a livello base riceverai delle lezioni mirate, molto utili per la tua crescita personale; a livello top, oltre alle lezioni mirate, anche le videoregistrazioni dei corsi dal vivo. Ma veniamo a questo tema. E abbonarsi comunque è semplice, basta andare sulla home page del canale Massimo Taramasco e a fianco al tastino iscriviti trovi il tastino abbonati, ti abboni e inizi il tuo percorso di crescita personale con me. Allora, questo studio è arrivata alla conclusione di questo studio è stato effettuato da un'università del Nebraska che poi ha pubblicato questi risultati nel Journal of Men's Health, il giornale della salute maschile. E cosa risulta da questo studio? Beh, risulta che diciamo, gli uomini che sono single, cioè che non hanno una fidanzata, che non hanno una moglie, una compagna, insomma, che non hanno una relazione stabile, si posizionano, diciamo così, in una vita che potrebbe essere definita poco salutare. Poco salutare. È la vita dei maschietti che tendono a condurre, diciamo così, probabilmente perché non hanno la stessa capacità. Questo non accade per la donna. La donna single invece paradossalmente, come dire, si allunga la vita, no? Invece l'uomo single, rischia di avere uno stile di vita, diciamo così, che diventa dannoso per la sua salute. E diciamo, può aumentare lo stile di vita che normalmente tendono ad avere gli uomini single, tende ad aumentare il tasso di mortalità. Tende ad aumentare il tasso di mortalità per motivi diversi, diciamo così. Inoltre, oltre al tasso di mortalità, l'uomo single è più propenso a più facilmente, diciamo, acquisisce delle. Potremmo definire le patologie psicologiche come la depressione, le ansie e queste cose qua. Ovviamente questo confronto dell'Università del Nebraska è stato fatto con uomini che avevano relazioni stabili e diciamo che poi è stata fatta tutta una serie di considerazioni e i risultati sono stati messi nero su bianco. Ma c'è un altro dato interessante che diciamo, influisce proprio sull'elevato tasso di mortalità e l'elevato tasso di suicidi. Cioè, sembrerebbe da questo studio che gli uomini single, diciamo così, si suicidano di più rispetto a quelli non single. Quindi i decessi volontari, diciamo così, dovuti magari a stati depressivi, a stati, diciamo, di altro genere comunque, e questo può aumentare rispetto agli altri del circa 39%, che è tantissimo, se andiamo a vedere, questa cosa qua. E poi, diciamo, vi sono anche tutta una serie di malattie che gli uomini single hanno in più, diciamo, o in maniera più intensa rispetto ai loro colleghi che sono accoppiati. Questo probabilmente è dovuto allo stile di vita che un single inizia a condurre, al tipo di alimentazione che un single inizia a condurre. Un single uomo, quindi inizia a mangiare male, beve, magari fa delle cose che prima in qualche modo non faceva, per cui aumentano le malattie.